Oggi ragazzi voglio parlarvi dei rapporti della bicicletta. Ovviamente non esiste una rapportatura ideale che va bene per ciascuno di noi, ma ovviamente ognuno ha la propria scelta di rapporti migliore. Io voglio raccontarvi oggi la mia esperienza personale, qual è la mia opinione a riguardo e voglio darvi qualche dritta per individuare la vostra rapportatura ideale, quella che potrebbe fare sicuramente al caso vostro. Quindi, poche chiacchiere e iniziamo subito. Come avrete sicuramente visto nel video in cui raccontavo gli aggiornamenti fatti sulla mia Bianchi Oltrix R4, che tra l'altro ho appena pulito e sono molto soddisfatto del risultato perché dopo l'uscita fatta qualche giorno fa era davvero in condizioni pietose. Però a parte questo, come avrete potuto vedere nel video che ho fatto qualche giorno fa, avevo montato una guarnitura 5339, mentre prima usavo una 5236. Avevo montato questa guarnitura specialmente per vedere appunto la differenza che potevo trovare uscendo normalmente per strada sui miei percorsi, diciamo abitudinari e con la condizione che ho in questo momento, e appunto volevo fare un raffronto con invece il 5236, che è quella che uso di solito. Adesso ho rimontato un 5236 perché secondo me per le mie esigenze al momento è l'opzione ideale. Io generalmente ho sempre usato un pacco Vignoni posteriore 1128 con all'anteriore un 5236. Qualche anno fa usavo invece un 3953 all'anteriore e un 1125 al posteriore, mentre da diciamo 3-4 anni la mia appunto opzione classica di rapporti è 1128 e 3652. Questo perché il 5211 mi permette di fare velocità anche quando si va sopra i 50 all'ora, quindi 55-60, e vi assicuro che in gara, ma anche in allenamento, quando si è in gruppo e si spinge magari in un falso piano che scende anche al 2-3%, o anche in pianura col vento a favore, quando ci si dà cambi regolari veloci, vi assicuro che il 5211 serve. In passato avevo provato anche con un 5011. E devo dire che non mi bastava, giravo troppo agile quando serviva di fare velocità e avevo provato anche qualche mese fa quando avevo quella Canon delle vecchie in alluminio che avrete probabilmente visto in un video passato, avevo provato anche il 5312, ma al pari dei 5011 anche il 5312 per me era troppo agile. Il 5339 che ho usato per un paio di settimane, pochi giorni fa, invece mi permetteva sì di fare ancora più velocità, infatti 5311 è un rapporto anche molto duro, che però quando si andava vicino ai 60 all'ora potevo far comodo. Il problema è che era un rapporto che io riuscivo a sfruttare poco, perché appunto vicino ai 60 all'ora ci si va poco, ci si va in discesa quando quasi non serve però pedalare, è meglio magari accucciarsi bene in posizione aerodinamica e scendere, quindi era un rapporto che sfruttavo poco. E in certe situazioni non mi permetteva di avere quella cadenza giusta che magari invece mi permetteva il 5211. Lasciando da parte appunto la rapportatura più lunga, posso dirvi che il 52 abbinato appunto al pacco Vignoni 1128 mi permette di usare quei rapporti come 5225, 5223, 5221 che in pianura o in quei falsi piani che salgono leggermente mi permette comunque di tenere la moltiplica grande e di avere comunque una buona cadenza di pedalata, appunto tale da non farmi scendere sulla corona piccola. Con il 53 invece ero costretto a usare troppo spesso il 25. Io il 28 col 53 cerco di non metterlo perché la catena lavora troppo in diagonale, quindi mi costringeva a usare troppo il 25 o addirittura a mettere il 39 pure in percorsi che in genere avrei tenuto il 52. A parte quello, dedicandoci invece sulla rapportatura della corona piccola, devo dire che il 36 mi permette di affrontare, abbinato appunto al 28, salite anche con pendenze del 13-15 che si avvicinano anche al 20%, mi permette di riuscire a tenere una cadenza accettabile senza appunto andare sotto le 60-70 pedalate al minuto, o anche pochino meno se la pendenza è veramente importante, mi permette di tenere appunto una cadenza ancora accettabile che in salita per me come sono al momento che preferisco non andare mai troppo duro,
sicuramente un ottimo compromesso. Mentre appunto il 39 col 28 vi posso assicurare che quando la pendenza superava la doppia cifra iniziava ad essere veramente pesante e sì, andavo su uguale, andavo su veloce uguale, anzi forse andavo su anche più veloce perché comunque ero costretto a fare uno sforzo tale da permettermi di mantenere una cadenza quasi accettabile. Però appunto quando volevo rallentare leggermente o quando appunto non volevo spingere troppo, purtroppo non potevo farlo perché il 39-28 era troppo duro. Una cosa invece che non mi piace del 52-36 è che quando dal 52 si passa a 36, il salto è molto grande e un po' fastidioso per i miei gusti. Cioè, quando stiamo facendo una strada che poi dobbiamo mettere per forza la corona piccola, questo salto si avverte tanto e siamo costretti a abbassare troppi pignoni dietro. È una cosa un po' fastidiosa che non mi piace, mentre passare dal 53 al 39 il salto di denti è minore. E anche l'impatto sulle gambe e sulla cadenza devo dire che era più piacevole da questo punto di vista, quindi appunto da questo punto di vista preferivo il 53-39. C'era un altro modo invece per mantenere il 53-39, ma per trovarmi ugualmente bene, e sarebbe stato quello di mettere un pacco pignoni 11-30. In quel modo avrei avuto il 30 che, avendo due denti più del 28, mi avrebbe permesso di andare bene in salita anche con il 39. E mi avrebbe permesso di tenere il 53 anche in quelle strade, diciamo, in leggera salita, che invece con una cassetta 11-28 mi costringono a mettere il 39. Allora perché Simone, mi domanderete, non hai lasciato il 53-39 e messo l'11-30? Così almeno avevi i vantaggi di entrambe le soluzioni. Ve lo dico subito, ragazzi. Ho tenuto l'11-28 e non ho messo il 30. Perché non mi piace avere troppo salto sui pignoni grandi dietro. Infatti, ovviamente, più il range di rapporti aumenta e più il salto, specialmente sui pignoni grandi, è maggiore. E quindi mi sarei trovato in determinate situazioni a passare da un rapporto all'altro e ad avere quella differenza di cadenza che non mi avrebbe permesso di trovare invece la cadenza ideale. Magari sarei passato dal penultimo al terzultimo. E senza trovare invece quel rapporto di mezzo che invece sarebbe stato quello che cercavo. So che è un discorso un pochino da fissati, forse, o da comunque gente bella impallinata con la bici da strada, però vi assicuro che se lo provate e se siete appunto un po' fissati come me, avere troppo salto sui rapporti dietro non è il massimo. E quindi sono ritornato alla mia bella scelta 52-36 e ho mantenuto l'11-28, così sono sicuro che vado bene un pochino dappertutto. Tra l'altro ho messo questa bella guarnitura SLK, che era quella che avrei dovuto montare subito quando ho messo il 53-39 e invece l'ho montata soltanto ora. Detto questo, che sono appunto le mie opinioni e le mie impressioni, posso appunto anche dirvi come aiutarvi a scegliere il vostro rapporto ideale. Più o meno già ve l'ho detto, perché infatti secondo me bisogna scegliere la rapportatura giusta appunto basandosi sulle proprie esigenze e sulla propria esperienza sul campo. Infatti sarà difficilissimo azzeccare così con la prima bici il rapporto giusto, ma probabilmente dovrete fare delle prove. Infatti esistono moltissimi pacchi pignoni che vanno da un pignone grande da 25 per passare dal 28, dal 30, 32 fino ad arrivare addirittura al 34. Questo vale per Shimano, ma vale anche per Campagnolo. E vale anche diciamo per SRAM, però con scale un pochino differenti. Quindi, come potete ben capire, la scelta è molto vasta. Io vi consiglio di iniziare magari con un 30, che è la scelta che si trova maggiormente sulle bici che si comprano adesso nuove, ed è una scelta che va bene sia per persone non molto allenate, sia che per persone comunque che sono anche più allenate o persone che iniziano adesso. È una scelta un po' una via di mezzo, considerando le varie rapportature che esistono. Io vi consiglio di iniziare con 30 e magari con un 52-36. Poi, se vedete che in salita non riuscite o andate troppo duri per appunto arrampicarvi un pochino dappertutto, allora a quel punto provate il 32 o il 34. In quel caso però dovete stare attenti che il cambio sia a gabbia lunga e quindi predisposto per portare queste rapportature, perché altrimenti il cambio farà troppa fatica, la cambiata non sarà ottimale e rischiate anche di rompere un po' tutto. Invece se volete iniziare con un 50-34, secondo me in quel caso andrebbe bene anche l'11-28, però mi raccomando,
non prendete pignoni con una rapportatura che parte dal 12 anziché dall'11, perché poi quando dovete fare velocità, 12-50 ragazzi è veramente agile, e poi magari se vi trovate in gruppo a 50 all'ora andate un pochino a vuoto con le gambe e sicuramente non sarà il rapporto ideale, quindi con il 50 non scendete sotto l'11. Il mio consiglio quindi è di appunto fare le prove, specialmente in salita, perché è quello che poi ci condiziona molto nella scelta. Però appunto se poi vedete che in salita con una rapportatura tipo 36-30 andate anche troppo agile, perché magari avete una bella gamba, siete belli allenati, allora il mio consiglio è di provare anche magari un 11-28 o addirittura un 11-25, perché almeno avrete meno salto tra un pignone e l'altro e vedrete che in pianura, in tutte quelle situazioni che dovete trovare la cadenza ideale per esprimere la vostra potenza maggiore, per appunto stare bene sulla vostra bici, vedrete che un pacco pignoni con un meno salto tra un rapporto e l'altro sarebbe sicuramente la scelta giusta. Quindi spero con queste mie impressioni di avervi dato un attimo una dritta, di avervi chiarito un attimo le idee. Io vi ho detto la mia combinazione ideale, fatemi sapere qua sotto nei commenti se voi avete già la vostra, se siete invece in fase di sperimentazione, fatemi sapere tutto qua sotto, sono molto curioso di sentire le vostre opinioni. Se usate SRAM, le rapportature per i gruppi adesso a 12 velocità sono un pochino diverse, in quel caso io vi consiglio subito di andare 48-35 e dietro 10-28 se siete gente che corre, che fa gare, che è ben allenata. Invece se siete gente che volete andare super agili in salita, volete fare salite lunghe, avete una condizione un po' traballante, allora un bel 46-33 dietro 10-33 e andate veramente dappertutto. Affrontato anche il discorso SRAM, ho veramente finito, ragazzi, quindi scrivetemi qua sotto nei commenti tutto quello che volete, ovviamente riguardo a questo. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a mettere un bel like, ad iscrivervi al canale e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!